dal giorno dell'inaugurazione per Carbonia 2 anni di lavoro, di fede guidata dall'intelligenza. La previsione del Duce si è felicemente avverata. Oggi la nuova città non conta più soltanto di per sé stessa, ma vede sorgere intorno, con l'aprirsi di altre miniere, una corona di villaggi, o costruiti di nuovo o risultanti dalla trasformazione di vecchi nuclei abitati. Ai margini della vasta zona proseguono i lavori di bonifica. L'inospitale landa infestata dalla malaria va ridestandosi alla vita. Sana in superficie, perché questa terra non cessa di rivelare la sua ricchezza nel profondo. Dovunque, nella zona stessa della bonifica, sono in funzione le sonde. Si riconoscono i giacimenti per la costruzione di nuove miniere. Littoria Quinta. Ogni miniera ha il suo nome. Nomi derivati dal segno nella cui fede si lavora. Qui appena un inizio, si sta costruendo il primo castello di legname per l'approfondimento del pozzo. Littoria seconda, il pozzo è in approfondimento. Littoria prima, si è giunti agli strati carboniferi. Ortoghiana nuova. Mentre si scavano le gallerie, già sorgono le costruzioni dove verranno installati i vari servizi e gli impianti industriali della miniera. Presso le nuove miniere dove la terra è bonificata, sorgono i villaggi. Così cominciò anche Carbonia, un tempo che sembra ormai lontano ed è invece quasi incredibilmente prossimo. Oggi, nel centro propulsore e direttivo del bacino carbonifero del Sulcis, è già in attuazione il nuovo piano regolatore. Carbonia si trasforma rapidamente con la costruzione delle nuove case intensive imposte dal popolamento e degli edifici pubblici necessari al capoluogo di una grande zona industriale.